Altro capitolo della cassetta degli attrezzi di Giovanni Matera, strumenti per il marketing e l'imprenditoria, è un titolo molto importante. Scegli i tuoi compagni di viaggio. È molto importante perché quando si deve raggiungere un obiettivo, bisogna avere dei compagni di viaggio che remino nell'ottica di perseguire questo Di obiettivo, quell'obiettivo. che non siano delle zavorre. Sì, è molto importante. Allora, dobbiamo sapere che un'idea imprenditoriale, se non la facciamo sposare a delle persone giuste, quell'idea fallirà. Quindi è molto importante, se ho un sogno, ho una meta, un qualche cosa, di farlo sposare a delle persone che almeno condividono in parte quella mia idea e che mi possono aiutare durante il viaggio. Perché altrimenti, per esempio, in azienda. Io, se ho un sogno, ho una meta, devo intanto attraverso la selezione vedere di scegliere già delle persone che condividono più o meno quel percorso, quell'idea. E poi devo, per farli condividere, io la chiamo una meta ombrello. Praticamente noi imprenditori abbiamo una nostra meta. Però dobbiamo sapere che anche i nostri collaboratori hanno delle mete, sono delle persone come noi. Allora, io imprenditore devo anche interessarmi delle mete dei miei collaboratori, capire loro stanno vincendo pure loro o sto vincendo solo io? Perché se sto vincendo solo io non sono più un leader, ma sono un capo. E quindi devo preoccuparmi anche che loro raggiungano le loro mete. E questo che significa? Significa che se loro stanno raggiungendo le loro mete, io starò raggiungendo la mia. Quindi è molto importante scegliere le persone di cui Ci ti si accompagneranno durante il contorna, viaggio. diciamo. I modelli negativi fanno del male. Quello sì, senz'altro. I modelli negativi, ho detto, se un leader non si comporta da leader, si comporta da capo, alla fine poi è quella persona che sale sulla scala del successo e poi si accorge che ha appoggiato la scala sul muro sbagliato, perché poi magari le persone li perde anche per strada, perché oramai tu ti sei proprio dimenticato di questi. Ecco perché io ho sempre prediligo, in questo libro prediligo l'azienda dal punto di vista umano, perché solo così, ecco, noi possiamo crescere in proporzione di quanto aiutiamo gli altri.